Io credo che bisogna raccogliere l'auspicio di un autorevole pontefice che indicò la strada giusta. Noi dobbiamo dare ai cittadini di tutto il mondo il diritto a non partire, non approfittare a volte o addirittura in altri casi garantire chi approfitta di persone che scappano dalla fame. Noi dobbiamo risolvere quel problema evitando che persone siano costrette a lasciare le proprie famiglie e la propria terra. Poi la scelta di emigrare è una scelta libera che deve essere garantita a chi lo vuole fare, ma come lei ha detto, in questo caso si parla di persone che sono costrette a scappare dalla fame oppure da rischi di altra natura. Le normative però lo prevedono e prevedono in quali casi devi essere accolto e l'asilo deve essere garantito. Noi non siamo in grado oggi di accogliere tutti quelli che nel mondo hanno fame. Dobbiamo fare l'inverso, dobbiamo dare da mangiare e creare le condizioni di produzione, di trasformazione e di lavoro in quelle aree, sviluppandole e non, come ha fatto qualche altra nazione nel passato, anche europea, di sfruttarne le potenzialità e le capacità di produzione di materiali a proprio vantaggio invece che per creare ricchezza esattamente in quelle aree dalle quali questi poveri esseri umani scappano e a volte purtroppo a causa di scafisti che agiscono in modo inumano finiscono nella situazione di tragedia come quella che abbiamo vista anche in queste ore.